more than just a read through. Buonasera, bentornati a questa puntata di Instant Book, Idee e scritture per il futuro. Ospite Francesco Sossio, della Sossio Banda. Abbiamo già spiegato perché si chiama Banda. Musicista nonché animatore culturale gravinese, quindi pugliese, però con una, diciamo, vocazione che va ben oltre i confini del territorio regionale e anche di quello nazionale. Francesco, voi avete in cantiere un disco nuovo. Sì. Disco nuovo che, insomma, che ha un nome apparentemente impronunciabile. Patatost, che significa pietra dura, come la pietra, insomma, che abbiamo noi sulle murci. Quindi dopo i muretti a secco, le pietre dure. Certo, rimaniamo in tema. Perché questo titolo? Perché, diciamo, gli argomenti da noi trattati anche nei testi delle canzoni sono sempre argomenti un po' spinti, nel senso che parlano sempre del sociale, che cercano sempre di smuovere un po' le coscienze del lavoro, ma non solo. Sono testi rivolti soprattutto a delle speranze di pace, di fratellanza, insomma, di accettazione della diversità culturale, religiosa, che viene dall'altra parte del mare. E quindi, non lo so, metaforicamente la pietra dura vuol dire anche resistenza a tutta una serie di percorsi che invece ultimamente, negli ultimi anni, insomma, prendono piede. Pensiamo un po' a tutte le varie leggi sull'immigrazione, a tutte le guerre che ancora oggi purtroppo ci sono nel mondo. Questa voglia di resistere, di essere fermi e duri come delle pietre, di stare là a dire la loro, ecco perché. È una volontà morale, una volontà etica. Forte, sì. E contraddistingue non poche delle nuove produzioni musicali pugliesi. Beh, certo, e finalmente si inizia ad avere un po' di indignazione verso tutto quello che accade. E questo è anche il motivo della nascita, per esempio, della nostra associazione culturale, che nasce proprio da questa esigenza, l'esigenza di... Che è un circolo ARCI. Che è un circolo ARCI, che sì, chiaramente è in rete con gli altri circoli ARCI, sappiamo l'ARCI a livello nazionale, e che nasce proprio dalla volontà di confrontarsi, iniziare a parlare di cose diverse da quelle che ci passano per televisione di solito, dal gossip, ma di iniziare veramente concretamente a parlare di cose serie, di cultura, di solidarietà. Senti Francesco, quanto è difficile fare rete tra associazioni, tra organizzatori di eventi, tra operatori culturali che fanno poi delle operazioni culturali che sono anche di volontariato? È difficile, la difficoltà maggiore è quella proprio nell'organizzazione degli eventi e di cercare di promuovere la cultura come veicolo di una sorta di appagamento personale e comune. Questa è la cosa più difficile. È un po' meno difficile, diciamo, raccogliere gente attorno a questi argomenti perché, ripeto, ultimamente soprattutto c'è un po' di indignazione generale, quindi la gente ha voglia in questo mondo, diciamo, governato da Facebook e quindi dallo stare a casa a comunicare attraverso un computer. C'è un ritorno alla voglia di socializzazione, di mettersi attorno ad un tavolo a discutere di alcune cose. Quindi a tuo modo di vedere l'indignazione muove a stare insieme, a frequentare i luoghi dell'offerta culturale? Almeno sì, da un certo punto di cultura, se vogliamo, se possiamo, prevalentemente di sinistra, credo. Ma credo sì, anche... che poi è di resistenza morale. Sì, ripeto, di indignazione a tante cose che accadono nel nostro paese e nel mondo in generale. C'è questa voglia di aggregazione. È difficile fare gli eventi culturali perché con Italia e con la macelleria che c'è in giro, cioè ormai siamo diventati una sartoria, no? Si taglia dappertutto e i primi a essere tagliati sono appunto la cultura. E voi come circolo ARCI di Gravina, Muretti a Secco, che cosa avete costruito nel tempo? Beh, abbiamo promosso diversi eventi, ci siamo agganciati a dei festival anche itineranti, come per esempio Suoni della Murgia, e noi siamo stati gli organizzatori a Gravina dell'edizione di Suoni della Murgia di quest'anno del 2010. Abbiamo promosso degli altri eventi anche di solidarietà, per esempio penso SOS Gaza per mandare fondi all'ospedale giù in Palestina, oppure Sudiamo, che diamo colore al lavoro del Sud, era un'iniziativa proprio sul lavoro al Sud. Altri tipi di reading letterari, stage di danza, insomma cerchiamo di smuovere un pochino
le coscienze, perché siamo convinti che la cultura, così come lo sport, possono veramente dare un contributo alla crescita collettiva. Certo. Le collaborazioni che avete in corso con altri territori? Beh, stando nel circuito dell'Arci è facile avere degli scambi, soprattutto appunto con internet. Chiaramente noi, avendo la Lucania a due passi, stiamo cercando di creare questa rete con Matera, la vicina Matera, ma anche con Altamura, per iniziare finalmente a parlare di territorio, di Murgia, e non di Matera, Gravina, Altamura. Ecco, siamo figli della stessa terra, siamo nati sulle stesse colline, e siccome il vecchio detto che l'unione fa la forza, insomma, è sempre valido, stiamo cercando con altre associazioni, appunto, dei paesi limitrofi di creare fare rete. Questa rete, sì. Di fare una rete reale attraverso i contatti che possono provenire dalla rete virtuale. Certo. E quello è uno strumento di promozione. È uno strumento di promozione, assolutamente. Facebook, per quanto possa essere inutile per alcuni versi, per tutti i giochi virtuali, tutte queste cosine che passano, è un ottimo strumento di comunicazione e di promozione, soprattutto degli eventi. E se viene utilizzato nel modo corretto, può essere anche una fonte di sviluppo economico, cioè può creare anche del lavoro, ecco. Dipende sempre dall'utilizzo che se ne fa. Francesco, gli scrittori non sono quasi mai, come dire, gratificati da contributi economici che vengono dalle pubbliche amministrazioni. Per i musicisti invece no, avviene il contrario. Ma diciamo che i musicisti non ce li hanno proprio i contributi economici, quindi il problema non sussiste. Si parla, per esempio, molto di... Ho visto che hai accennato un sorriso piuttosto sarcastico. Cioè, si parla sempre di crisi, la crisi negli ultimi anni, noi la crisi non l'abbiamo vissuta perché siamo sempre stati in crisi, quindi non ci ha sfiorato proprio la crisi. Ma contributi economici alla musica, al mondo della musica, pubblici... Se non fosse per i contributi che si danno per la creazione dei festival e degli eventi culturali, direttamente al settore musicale non ce ne sono, almeno che ci tu sono, conosca. Sì, ci sono quelli per le orchestre, però per quanto riguarda altri settori musicali non ce ne sono. Noi ci distreggiamo sempre per sponsor, andiamo cercando sponsor privati oppure forme di autofinanziamento per poter fare degli eventi culturali. Questa è la nostra fonte di contributo principale. Poi, quando arriva qualcosina dal comune, ma è mirata all'evento culturale, non alla musica direttamente. Ecco, noi come Instant Book, come obiettivo preciso, abbiamo anche quello di offrire delle informazioni, meglio ancora, delle dritte a chi volesse intraprendere la strada, la carriera dell'operatore culturale, non soltanto come volontario ma come professionista. E invitiamo chi ha già un profilo e in qualche misura ha fatto di questo un mestiere. Se tu dovessi dare un consiglio a dei musicisti aspiranti, in realtà magari lo sono già, però vogliono insistere di più sul mercato, cosa ti sentiresti di dire? Bah, sicuramente di frequentare alcuni corsi specifici, soprattutto organizzati per esempio dai conservatori. Ci sono dei corsi molto interessanti per operatori culturali dove viene nel dettaglio spiegata tutta la fase dalla proposta dell'evento fino alla questione della rendicontazione e tutto ciò. C'è da dire che io ho scoperto, ahimè, che un musicista difficilmente può essere un buon direttore artistico, per esempio, anche sì. Se io lo sono. È necessaria quella figura. Perché si è sempre un po' di parte, si è sempre un pochino condizionati da altro. Però essere musicista aiuta, perché essendo del campo e nel mondo appunto dello spettacolo, si riescono a risolvere tanti problemi che diversamente sarebbero degli ostacoli insormontabili. Quindi io consiglio di frequentare questi corsi, soprattutto se fatti dalle istituzioni, ma anche alcune scuole di musica private. Io consiglio a questi aspiranti musicisti, aspiranti professionisti della musica, di prendere contatto con te, come con gli altri ospiti che insistono nel panorama musicale che abbiamo avuto qui e che avremo. Con te Francesco Sossio, della Sossio Banda, autore di Muretti a Secco, nonché coordinatore di questo circolo Arci che insiste su Gravina.
E chiudiamo qui questa puntata di Instant Book, alla prossima. Grazie a tutti. This life is more than just a read-through.